qui era una bolgia. Quando io lo paragono a un lager, non c'era la camera a gas, ma era un lager. Terapie violente, insulino shock terapia, malarioterapia, elettroshock, contensione, segregazione totale. Era il 13 maggio del 1978 quando il Parlamento approvava la legge 180 che sanciva la chiusura degli ospedali psichiatrici. Un medico veneziano, Franco Basaglia, già da anni aveva iniziato la sua battaglia per rivoluzionare i metodi di assistenza ai malati. Non più elettroshock né leti di contenzione o camicie di forza, ma un approccio alla patologia mentale attraverso l'avvicinamento reale ed emotivo del medico al proprio paziente. Abbattere i muri e sradicare le reti fu un gesto tanto simbolico quanto potente che avrebbe portato alla demolizione di teorie vecchie e pregiudizievoli che avevano costretto migliaia e migliaia di persone in strutture quasi sempre inadeguate alla cura delle malattie. Nel XV secolo i malati di mente venivano fatti salire sulla Stultifera Navis, la nave dei folli, e abbandonati al largo lontano dai cosiddetti savi. Ma in epoca moderna la deriva degli esseri umani non fu più tollerata e arrivò una scienza a risolvere il problema, la psichiatria. La psichiatria di quel tempo, che viveva nella confusione totale, teorie si modificavano in tempi brevi, per cui tutto un po' così aleatorio, tutto... Io tutto quello che sto dicendo e che continuerò a dire, soprattutto alle nuove generazioni, ai nuovi psichiatri, è che non serve un'istituzione così totalizzante, servono delle strutture come è diventata adesso questa, che devono lavorare con i pazienti, sulla riabilitazione, sulle parti sane del paziente, ma non hanno bisogno né di contenzioni, neanche grosse contenzioni farmacologiche. Il farmaco ci vuole perché altrimenti non lavori. Però ecco, non c'è bisogno più del manicomio. C'è stata un'esperienza che mi ha molto drammatizzata, quello dell'elettroshock. Consisteva nel far passare la corrente elettrica nella testa attraverso il cervello delle persone ricoverate. Li porti alla nullità totale, alla distruzione fisica e mentale, per cui in quella nullità totale. Allora, la frase famosa di Basaglia, il manicomio non ha mai curato nessuno, ma ha fatto ammalare le persone. Come è possibile, mi domando a volte, camminare sui prati verdi e avere l'animo triste? Essere immersi nel caldo del sole mentre tutto all'intorno sorride e avere l'angoscia nel cuore? Lasciate a noi le vostre tristezze, a noi che non possiamo andare sui prati e non vediamo mai il sole. Allora, linea 35 era un tram a Roma. Quando è stato costruito il Santa Maria della Pietà qui a Montemario, praticamente i mezzi pubblici ce n'erano pochi, molto scarsi. Allora questo tramvetto hanno prolungato la linea proprio di proposito per arrivare al manicomio. Allora questa linea 35 è diventata famosa, capito, per il manicomio, che è stato sinonimo di pazzia a Roma, la cabala, no? Se tu devi andare a giocare all'otto, dovevi giocare la pazzia, e giocavi numero 35, cosa simpatica, insomma.